un'altra mini motosega sul canale, sì, però questa ha il serbatoio dell'olio e questo può fare la differenza rispetto a quello che ho provato fino a questo momento. La vediamo nei dettagli dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati, sono Orso. Non volevo più provarne di queste, che ne ho già provate due. Pregi, difetti, mi sono trovato abbastanza bene con entrambe, ma questa mi ha incuriosito e ho accettato la collaborazione con Aproti perché ha il serbatoio dell'olio. Quell'altra di origine cinese che avevo provato andava abbastanza bene. L'Attila che ho provato andava benissimo, ma entrambe avevano il problema che non c'era il serbatoio dell'olio. Quindi periodicamente, ogni 4, 5, 10 tagli, bisognava spruzzare l'olio sulla catena. Non so ancora come va, nel senso che la proveremo insieme fra qualche minuto. Adesso vediamo nei dettagli questa mini motosega elettrosega a batteria e dopodiché l'andiamo a provare con un taglio molto particolare, vi faccio vedere. Allora, intanto vediamo un po' le caratteristiche tecniche principali e sono importanti perché non è propriamente uno scherzo, non è una passeggiata, nel senso che parliamo di un utensile abbastanza voluminoso, molto grande. Ma iniziamo dalla batteria. Allora, i dati che vi dirò sono i dati di targa forniti dal produttore, quindi preneteli sempre con un po' di inventario perché ovviamente non ho la possibilità di vedere se i dati sono reali o meno. Parliamo di un 21 volt 4 A/h. Allora, 4 A sono veramente tanti. Io fino adesso ero arrivato ai 2 e già lavoravo abbastanza bene. Quei 4 A il produttore promette circa un'ora di lavoro e quindi questo poi lo vedremo più avanti. La catena ha un'escursione di circa 15 centimetri e sono tanti. Il peso con batteria è di circa 1,5 kg, non è moltissimo, eh? È più pesante di quelli che ho provato fino adesso, ma è un'altra macchina, è molto più imponente come impugnatura e come utilizzo. Il peso si concentra soprattutto sulla parte bassa, ma è ben bilanciata. Adesso vediamo la parte migliore di questa macchina, cioè il caricamento dell'olio della catena. Però prima di fare questa operazione, il consiglio è sempre quello di togliere la batteria. All'interno ci va un olio per catena e l'olio per catena è specifico. Non leggete o non guardate siti dove vi consigliano di mettere l'olio esausto e quant'altro, perché oltre a inquinare non facciamo un buon lavoro. Quindi l'olio per catena, qui abbiamo la vaschetta trasparente, quindi vediamo quanta ne stiamo mettendo. Ce n'è veramente poco. Prima di continuare, facciamo due parole soltanto su quello che è un po' il fulcro di questo utensile, ovvero il serbatoio dell'olio. Come funziona? Non è a funzionamento automatico come per le motoseghe. Con le motoseghe, mentre si lavora, la pompa automatica lubrifica la catena. In questo caso no, siamo a metà strada tra il non avere nulla, e quindi avere la bomboletta, e tra il funzionamento automatico. In questo caso, vedete, abbiamo un primer qua sopra, una pompetta. Quindi periodicamente, ogni 5-10 utilizzi dell'elettrosega, bisogna dare un paio di pompate così che l'olio possa defluire sulla catena. Vi faccio vedere come funziona il sistema di lubrificazione manuale. Ho il gatto che non mi lascia, non mi lascia. Dan, ci dobbiamo far male qui. Il foro di uscita dell'olio è questo qua. Adesso vi faccio vedere. Spero che si veda perché non ne esce moltissimo. Ecco, avete visto? Mi avvicino un pochino, eh? Ecco qua. Quindi con due o tre pompate esce una goccia di olio e questo è importante. Ho il gatto che sta facendo, ho il gatto che si è messo in posa, scusate, ma non riesco stamattina a liberarmene. È bello, Dan, eh? Dai, però devo lavorare adesso, su. Visto il funzionamento manuale della pompetta dell'olio, è importante che il tappo chiuda bene. Ora, siccome il mio modello è leggermente difettato, ho messo del Teflon, quello da idraulico, e ho semplicemente chiuso. Adesso è a tenuta stagna, adesso si può lavorare bene. Quindi questo, se non volete cambiare il modello che vi arriva, è un buon sistema. Due giri di Teflon e abbiamo risolto il problema. Prima di andare avanti con il test, e voglio farvi vedere come funziona l'erogazione sulla catena, l'erogazione dell'olio, vediamo soltanto cosa c'è nella scatola ed è molto completa. Allora, la confezione comprende un paio di guanti da lavoro, una catena di ricambio, questa mi è piaciuta molto perché veramente permette di lavorare a lungo, mentre l'altra si può fare limare o si lima da soli con le lime
apposite, le ho appena acquistate, quindi in un prossimo video vedremo anche quel lavoro lì. Un paio di occhiali, e queste ve le consiglio di tenerli sempre a portata di mano. Un'altra batteria, quindi abbiamo due batterie e il caricabatterie. La confezione è veramente completa. Ok, andiamo avanti. Vi faccio vedere una cosa. Abbiamo la sicurezza a norma, e questo guardatelo sempre quando acquistate da produttori che non sono italiani, perché è importante. C'è la protezione per le mani e, come dicevo, c'è il tasto qui per la sicurezza. Se non si preme questo, il grilletto non funziona. Ora, per vedere se funziona bene la pompa dell'olio, io farò scorrere la catena senza toccarla sul legno e vedremo la striscia di olio sul legno stesso. Guardate, vedete questa striscetta qui? Ve ne faccio vedere un'altra. Questo è il segno che la pompa dell'olio sta lavorando bene e che la catena è lubrificata. Questa prova qui la si fa anche con le motoseghe normalmente per regolare l'erogazione dell'olio della motosega. Ora tolgo la batteria, vi faccio vedere come si tensiona correttamente la catena. Anche questa operazione la si può fare senza utensili. Il sistema è molto semplice, si svita la sicurezza, dopodiché con questo selettore si può regolare finemente la tensione della catena. Ecco, guardate. Vedete, così siamo un pochino larghi, avvito un po' e vedete, comincia ad andare un po' meglio. Quando abbiamo raggiunto la tensione corretta, richiudiamo. Quindi questa operazione la possiamo fare anche in mezzo al campo. Mi raccomando, quando si fanno queste operazioni qui, la batteria va tolta sempre perché ci si fa male. La batteria dispone di una serie di LED, sono 4 LED in base allo stato di carica, quindi anche per lavorare questo è molto molto comodo. Siamo pronti a lavorare, vi faccio vedere un po' di test. Inizierei con un tronchetto, ma poi ci spostiamo nel boschetto che ho. Qui abbiamo un diametro di 6x8. Comincia a essere un tronchetto, insomma, giusto giusto per iniziare a scaldare i motori. Il consiglio che vi do sempre è quello di analizzare la segatura. Vedete che è abbastanza consistente, segno che la catena è affilata abbastanza bene. Quando comincia a diventare molto farinosa, allora vuol dire che è il momento di dare una limata alla catena. Il taglio è netto, ma questo è merito della bontà della catena, ovviamente. Quello che noi dobbiamo valutare qui è la funzionalità dell'olio, se si blocca perché va in sovratemperatura. Vi ricordo che quelle che avevo provato, soprattutto quella di origine cinese, funzionava bene fino a quando o il motore si surriscaldava, allora entrava in funzione il sensore temperatura, bloccava tutto per farlo raffreddare, giustamente, oppure si scaricava la batteria e anche in quel caso ovviamente non c'era la potenza per andare avanti. Questi problemi erano minimizzati con l'Attila, come vi dicevo quello è un altro prodotto. Saliamo un po' di livello, qui abbiamo un diametro di 11 cm circa, comincia già a essere un legno buono e stagionato, è un anno che è al coperto. Allora, le premesse ci sono tutte e sono buone. Vado avanti ma cambio angolazione. Molto bene, molto bene. Il livello dell'olio ancora ovviamente non si è mosso, ho fatto 4-5 tagli, giusto giusto per cominciare a scaldarci un po'. Andiamo avanti, qui cominciamo ad andare un pochino sul pesante, abbiamo un tronco da 11x17,5. Ora qua siamo oltre il limite, perché io qua ho un'escursione di 11 cm, quindi dovrò farlo a pezzi, vediamo dove arriviamo.
Molto bene, questo è ciò che ho tagliato. Mentre tagliavo c'erano le crepe, quindi si è rotto naturalmente, non ho toccato nulla e non ha dato cedimenti. Facciamo qualcosa di un pochino più serio, andiamo a tagliare un alberello, vai. Vi ho portati nel mio bosco di acace, ci sono particolarmente affezionato per due o tre motivi. Allora, non c'era nulla quando siamo arrivati qua 8 anni fa. 6 anni fa abbiamo acquistato gli alberelli piccolini e li abbiamo trapiantati. Ci sono particolarmente affezionato perché mi aveva dato una mano mio figlio a piantarli, era piccolino, adesso mio figlio vive fuori, quindi ecco, diciamo che è la prima volta che taglio degli alberi e faccio un qualcosa che avevo iniziato con lui. Voglio tagliare questa acacia qui. Per l'occasione ho acquistato su Amazon questi guanti che sono antitaglio, antispine, antitutto, dicono loro, costano 5 euro, adesso li provo, vediamo. Ho già tagliato un po' di legna con questa, ma non avevano le spine, i tronchi che ho tagliato, le acace ce le hanno. Vediamo se funzionano, se funzionano poi ve li consiglio. Allora, mi avvicino, vediamo un po'. È una acacia non altissima, questa dovrebbe crescere ancora un paio di anni, sarà una decina di metri. Comincio a tagliare i rami principali, poi arrivo al tronco e vediamo come va. Parliamo di un tronco di circa 12 cm. Comincia a essere interessante. Tenete conto che questo quest'anno non lo brucio, lo taglio, lo lascio asciugare. L'anno prossimo sarà un'ottima legna da ardere per la cucina economica, la cucina a legna. Bene, dai, mi allontano e taglio. Io non sono un boscaiolo, quindi cerchiamo di non farci male, che è la cosa principale. Voi non immaginate la soddisfazione enorme. Riuscire a battere un albero a casa mia, visto che ho sempre acquistato la legna da ardere, è una soddisfazione enorme, soprattutto se penso che, come vi dicevo, l'albero l'ho trapiantato io. Andiamo a vedere, dai. Allora, come vi dicevo, non è il mio mestiere. Comunque gli ho fatto l'intacco, quindi l'invito, e lui doveva cadere da quella parte. Ho poi tagliato da questa parte qui, dalla parte opposta, spingevo, piccolo, come albero. E questo è il risultato. L'elettrosega a batteria si è bloccata soltanto quando si è incastrata la catena nell'intacco, se no altrimenti lei ha sempre lavorato e ha lavorato molto bene, non si è mai fermata. Il livello dell'olio al momento, vediamo un po', è appena appena sceso, è giusto che sia così, si deve consumare, altrimenti non funziona. Il motore si è leggermente surriscaldato, ma non si è bloccato, quindi probabilmente occorre lavorare un pochino più a lungo, per fortuna. Una sola nota sulla caccia, la caccia rigetta, l'ho messa apposta perché queste, una volta tagliate, rigettano e nel giro di qualche anno sono pronte per essere tagliate nuovamente. Quindi è un legno non pregiato assolutamente, però qui in previsione di mettere poi le api, e quindi le acacie vanno benissimo quando sono in fiore, e in previsione di avere un po' di legna per casa invece di acquistarla sempre, la caccia era la scelta migliore.
Ok, sono tornato alla base. Questo è uno dei rami che ho tagliato di acacia. Allora, intanto devo dire che questi guanti hanno funzionato abbastanza bene. Non mi sono punto e l'ho trascinato dal campo fino qui. Quindi farò un test apposito e poi ve lo mostrerò, insomma. Intanto vi lascio il link in descrizione se vi dovesse interessare. Allora, vediamo un po'. Ho consumato un quarto di batteria e ci sta, ho lavorato un po'. Olio ne ho consumato pochissimo. È un legno morbido, quindi adesso questo non fa parte del test, è solo per farvi vedere la velocità di taglio e cosa possiamo fare con questo utensile. Vedete, se abbiamo delle forbici pneumatiche o delle forbici a batteria, io ne ho una di là che va molto molto bene, si taglia, altrimenti con un solo utensile piano piano si srama tutto quello che c'è da fare, si tolgono i rami e si pulisce, si può tagliare. Come vi ho detto anche in altre occasioni, bisogna prendere con le pinze la durata dichiarata dal produttore, per il semplice fatto che non tutti i legni sono uguali. Questa è una acacia morbidissima. Se dovessi tagliare solo i primi legni che vi ho fatto vedere, che sono molto molto duri e molto stagionati, ecco, durerebbe molto di meno ovviamente la durata della carica. Quindi a grandi linee sappiamo che questo dura circa un'ora, ma tenete conto che appunto ci sono tantissime variabili. Aproti è un marchio cinese ovviamente poco conosciuto, si è affacciato da poco su Amazon e mi ha contattato. Io, come vi dicevo, ho accettato per il semplice fatto che ha il serbatoio ed ero curioso di vedere se questa modifica avrebbe fatto la differenza rispetto a quelli che ho provato fino adesso, e al momento la differenza c'è. Non ho ovviamente mai ingrassato la catena, ho sempre lavorato. Al momento, fino a questo punto, non si è bloccato il motore con il sensore di temperatura, quindi non vi so dire qual è il limite di funzionamento del motore. È un brushless, quindi ha una durata abbastanza lunga rispetto a quelli a spazzole, e le premesse per lavorare bene ci sono tutte dal test che ho fatto io. Piccolo accorgimento: qui il tappo si chiude male, quindi adesso vedete ogni tanto comincia a sbavare un po' di olio. Eventualmente, se trovate questo difetto, fatevelo cambiare, perché tanto in garanzia. Il produttore dà la garanzia vita sulle batterie e questa è una cosa molto molto particolare, fino adesso non l'avevo mai vista. Mi è piaciuto molto, 1,5 kg, come vi dicevo è maneggevole, si lavora bene, si lavora a lungo e costa soltanto 89 euro, con la dotazione che dà due batterie da 4 ampere e i guanti, gli occhiali e la garanzia sulle batterie. 89 euro, tenendo conto che ha la funzionalità dell'olio sulla catena, io penso che sia un buon prezzo. Se dovete acquistarlo, fateci un pensiero. Parliamo ovviamente di un prodotto cinese, ma io vi ho sempre detto, ci sono prodotti cinesi e prodotti cinesi. Dipende tutto dalla qualità che il produttore vuole infondere nel proprio prodotto, perché non è che non sono capaci a lavorare. Questo va abbastanza bene, è un buon prodotto. Le plastiche sono leggere ovviamente, ma l'impugnatura è buona, non ci sono scricchiolii, e tolto l'assemblaggio del tappo, io problemi e difetti non ne ho visti. Quindi se vi serve un attrezzo del genere, magari provatelo, vedete se fa il caso vostro. È il più completo che abbia mai provato fino a questo momento, grazie anche al serbatoio dell'olio. Bene, è tutto per questo video, vi lascio il link in descrizione, se vi interessa lo trovate su Amazon. Leggete anche i commenti di chi lo ha già acquistato, così vi fate un'idea migliore oltre al parere che vi do io. Ringrazio Aproti per avermi mandato in test il prodotto e ringrazio voi per aver visto questo video fino a questo punto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi fa piacere, condividete con i vostri amici. Abbiamo superato i 40.000 iscritti, non pensavo quando avevo iniziato, onestamente non è un canale da migliaia di iscritti il mio, io faccio cose un po' particolari e faccio a modo mio, però grazie a tutti quelli che si sono iscritti e che mi seguono. Un abbraccio a tutti voi, ci vediamo la settimana prossima.